Da 2 anni che ci hanno fatto pagare, fanno 2 anni a dicembre, e che dovevano fare l'attacco idro e non abbiamo visto più a nessuno. La denuncia arriva da località Fabbricato, nel comune di Lauria. Una decina di famiglie attendono da circa 3 anni il servizio idrico pubblico, per il quale, su sollecitazione di Acquedotto Lucano, hanno già versato 1 migliaio di euro a testa. Dopo il pagamento, però, si sono susseguiti una serie di rinvii e ritardi. Arrivato quest'anno del 2011, la stessa cosa, poi aprile, poi a maggio, poi a giugno, abbiamo arrivato a luglio, non sono venuto, poi sono venuto 3 o 4 giorni prima di Ferragosto, dicendo che non avrebbero andato più via se non venivano il lavoro, perché se le avessero creato problemi lì. Sono passate dopo le ferie agosto. Una settimana o due hanno finito il lavoro, hanno messo i tubi tutto, dovrebbero costruire solo il serbatoio. Ci hanno garantito che per la fine dell'anno completano tutto, però non lo sappiamo se è vero o non è vero. Ora questi cittadini chiedono il rimborso delle somme oltre al relativo danno. Nel frattempo si provvede con soluzioni di emergenza al fabbisogno idrico delle abitazioni. Le leggi esterne che abbiamo costruito noi col motorino, che viene distribuita nella casa per il bagno, per tutto. E poi quando finisce l'acqua prendiamo, ci sono 2 o 3 trattori, 25-30 euro a viaggio e ci facciamo riempire il serbatoio, e così abbiamo tirato sempre avanti. Dunque, non resta che attendere che Acquedotto Lucano porti a compimento le opere di allaccio già pagate. Nel frattempo, resta la speranza. Speriamo che sia quello che dicono la verità, che per la fine dell'anno ci vorranno questo servizio, se no non è che ancora fanno passare ancora anni e noi stiamo qua, con i soldi che abbiamo pagato, che fanno 2 anni, penso che già è troppo che stiamo aspettando.